Federmoda@cna.it, questo l'indirizzo messo a disposizione da Federmoda CNA di Arezzo per le aziende che potrebbero produrre mascherine nel nostro territorio. È un appello a tutta la filiera della moda italiana per supportare la mancanza di mascherine indispensabili principalmente per il personale sanitario a contatto con pazienti affetti da coronavirus. Le imprese disponibili a fornire materiale o a collaborare nella produzione possono rivolgersi per comunicare la loro disponibilità. Poi sarà l'associazione a verificare la possibilità di stabilire relazioni tra le imprese per contribuire a raggiungere i risultati. Intanto alcune aziende si sono già date da fare. La ADE di Castiglione Fiorentino ha prodotto queste, sono simili a quelle chirurgiche. Si attende, purtroppo ancora ad oggi non è arrivato, il sì della ASL per poterle consegnare all'ospedale San Donato di Arezzo. Allora, è un materiale 100% cotone. Con internamente ci sta il TNT, che è un materiale che adoperano per fare l'indumento per il chirurgo, per l'infermiere, il copriscarpe, questo qua. Noi l'abbiamo inserito internamente, è tutto di cotone anche dalla parte del rovescio, è lavabile sicuramente meglio a mano, col disinfettante, un Apisal, o anche un cloro allungato con dell'acqua e poi fatta asciugare normalmente. Dalla Valdichiana al Valdarno, con l'azienda capitanata dalla presidente di CNA Franca Binazzi, titolare delle confezioni Bilò di Levane, insieme alle sue 10 dipendenti ha dato il via a una vera e propria catena di produzione della solidarietà. Al momento, spiega sui social il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, sono state realizzate e distribuite alle forze dell'ordine e alla polizia municipale circa 95 mascherine. Se avremo l'autorizzazione necessaria, le doneremo in grande quantità ai nostri eroi dell'ospedale della Gruccia. Per questo, fino al 25 di marzo a Bibbiena saranno chiusi i parchi pubblici.